Tanto buongiorno per tutti ragazzi, io sono Trascraze e oggi sono felicissimo di portarvi il terzo episodio della serie basata sui videogiochi tratti da film o libri. Oggi vi porto il gioco Star Wars Battlefront 2, titolo che abbiamo già citato nel primo episodio, dato che è stato prodotto dagli stessi sviluppatori del Signore degli Anelli e la Conquista. Infatti Star Wars Battlefront 2 gli è molto simile e presenta all'incirca le stesse dinamiche di gioco. Il gioco è uscito nel 1 novembre 2005 per Xbox, PSP, PS2 e PC. La grafica quindi non è tanto male. Premetto che il gioco è abbastanza vecchio, perciò non stupitevi se succede una cosa come questa. Droid scouts have been detected in the area. Area, 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 area. Andiamo subito ad analizzarlo nel dettaglio. Come per la scorsa volta, partiamo con l'analizzare il menu. Esso si divide in quattro diverse voci: singolo, multigiocatore, schermo e opzioni. Aprendo la voce singolo, notiamo che essa si suddivide a sua volta in cinque diverse voci, ossia addestramento, addestramento spaziale, l'ascesa dell'impero, conquista galattica e azione immediata. Analizziamola una a una. L'addestramento, come nel Signore degli Anelli e la Conquista, è un piccolo tutorial dove ci verranno mostrate le dinamiche di gioco. L'addestramento spaziale è invece un piccolo video dove ci verranno fornite le basi per battaglie spaziali. L'ascesa dell'impero è la campagna dove, impersonando soldati della 501esima legione, rivivremo il passaggio da Repubblica a Impero. La modalità Conquista Galattica si divide in cinque diverse voci: la nascita della ribellione, la rivolta della Confederazione, la sovranità della Repubblica, l'oscuro regno dell'impero e carica partita. In base a quale voce sceglieremo, giocheremo con una fazione differente. L'obiettivo di questa modalità è conquistare tutta la galassia con l'ausilio della nostra astronave. I pianeti blu sono i nostri pianeti, mentre quelli rossi sono quelli nemici. Andando sopra un pianeta nemico scateneremo un attacco terrestre. Esiste però anche un'astronave nemica che potrà attaccare i nostri pianeti in qualsiasi momento. Qualora le due astronavi si incontrassero, daranno luogo a una battaglia spaziale. Inoltre, in questa modalità guadagneremo anche dei crediti, che serviranno per comprare nuovi soldati o dei bonus. L'azione immediata è invece il corrispondente dell'azione istantanea nel Signore degli Anelli La Conquista. Infatti ci basterà scegliere una fazione, scegliere la mappa su cui giocare e iniziare a divertirci. Per quanto riguarda l'aspetto gameplay, esso si struttura in modo analogo a quello del Signore degli Anelli e la Conquista. Infatti si baserà principalmente sul difendere e catturare posizioni. Come abbiamo visto nel primo episodio, le classi del Signore degli Anelli e la Conquista erano in tutto 4. Invece in questo gioco saranno ben 6. 4 classi standard, ossia unità base, unità pesante, cecchini e ingegneri, e 2 classi speciali che varieranno da fazione a fazione. Inoltre vi sono anche gli eroi, come Jedi, Sith, muniti di spada laser, oppure speciali guerrieri muniti di una particolare resistenza e di speciali equipaggiamenti, come Han Solo e Chewbacca. Gli eroi di Star Wars Battlefront 2, a differenza di quelli del Signore degli Anelli e la Conquista, saranno estremamente devastanti, come vedete dalle immagini di sottofondo. Non sono caratterizzati da particolare carisma perché ripetono comunque le stesse solite frasi. Le ambientazioni sono molto fedeli a quelle del film, anche se alcune parti vengono necessariamente inventate, come nel Signore degli Anelli e la Conquista. Per quanto riguarda la modalità multiplayer, essa non è altro che la modalità azione immediata, solo che al posto dei bot giocheranno giocatori reali. In conclusione, questo videogame presenta una maggiore giocabilità di quella del Signore degli Anelli e la Conquista. Infatti Star Wars Battlefront 2 offre uno stile di gioco molto più frenetico ed inoltre molte più modalità. È sempre pronto ad offrirci svago e a farci divertire nuovamente. Dunque darei un bel 7,5 a questo gioco. Voi invece che ne pensate? Scrivetemi un commento qua sotto per farmi sapere la vostra. Non mi resta che invitarvi a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale, a passare dal nostro canale e ad iscrivermi magari. Ciao!